possiamo iniziare. E volevo innanzitutto ringraziare tutti gli ospiti presenti in sala per aver accolto l'invito e aver partecipato oggi a questo momento importante per lo sviluppo del nostro progetto, che ora vi illustreremo. E un ringraziamento anche alle autorità del luogo che ci hanno permesso di organizzare questa giornata e dato l'opportunità di presentare la tecnologia EAST e il progetto di cooperazione internazionale Bits of Future Food for All. Il progetto, molti lo sanno, ma ci tengo a ripeterlo, che è ideato e promosso interamente dai soci dell'associazione Scienza per Amore, e che hanno finanziato la ricerca sulla tecnologia EAST, e molti di loro sono oggi presenti in sala. E il progetto chiaramente è destinato ai paesi in via di sviluppo, e quindi la cosa fondamentale è che oggi siano presenti le ambasciate dei paesi interessati, perché il progetto è a loro dedicato. E per l'occasione ci onorano della loro presenza i rappresentanti diplomatici della Somalia, del Burkina Faso, del Burundi, del Benin, della Costa d'Avorio, della Nigeria, dell'Uganda, del Ghana, della Liberia e della Tanzania. Grazie per essere qui. Allora, prima di passare la parola ai relatori, vorrei spendere due parole per spiegarvi come si svolgerà questa giornata. Avremo due momenti e due ambiti diversi. Uno qui per una conferenza breve per illustrare la tecnologia e il progetto. Poi ci sarà una breve pausa per il pranzo e dopo il pranzo ci sposteremo a visitare e vedere una dimostrazione sull'impianto EAST, che è sito qui nelle vicinanze. Quindi dopo il pranzo ci organizzeremo per spostarci. E credo a questo punto di poter iniziare e do la parola al signor Daniele Lattanzi, che coordina insieme ad altri il progetto Bits of Future, che ci spiegherà le linee guida del progetto e particolari inerenti allo sviluppo. Grazie. Allora, mi associo, buongiorno a tutti, mi associo ai ringraziamenti fatti da Alessandra e vi do anch'io il benvenuto. Il mio intervento è finalizzato un po' a fare il punto della situazione e capire dove siamo giunti e con oggi quello che possiamo fare insieme, per cercare di fare definitivamente chiarezza. Oggi con questo nuovo impianto ripartiamo con il progetto, anche se in questi anni abbiamo avuto, come tutti sapete, una serie di difficoltà. E a tal proposito ci fa piacere farvi vedere un video che un po' riassume quello che è accaduto in questi anni. Riteniamo che sia estremamente importante valorizzare le potenzialità di tecnologie come queste nell'ottica di riuscire a produrre energia rinnovabile e sostenibile. Adesso partiamo con la seconda lavorazione, che è quella della crusca per produrre la farina. Thank you.
sul contenitore dove c'è scritto F4 è la farina che è stata prodotta da 40 kg di crusca. E vi facciamo vedere la farina che si ottiene confrontata con una farina normale, di una farina integrale di grano, e si può vedere il risultato. Contenuto di amido elevatissimo, 55% una farina a tutti gli effetti. La tecnologia Yeast, come abbiamo sentito, opera questa disgregazione della struttura delle biomasse e è in grado di aumentare la disponibilità dei principi nutritivi. Particolarmente interessante tutta l'applicazione che questa tecnologia può avere nei paesi che ancora hanno un problema di malnutrizione per difetto. E anche in questo, diciamo, per la nostra università, anche questo per la nostra università rappresenta un punto interessante. Avendo visto appunto che da questa tecnologia si riesce a produrre un biocarburante di seconda generazione, le cui caratteristiche sono del tutto compatibili con le esigenze tecniche del settore dei trasporti, con l'Unione Petrolifera è interessata all'evoluzione di questa tecnologia. Abbiamo avuto il piacere di presentarvi questo video per illustrarvi un po' il percorso che abbiamo fatto in questi anni. Come sapete, questo progetto parte da molto lontano, anche se poi nel 2009, dopo quasi 20 anni di studi e di ricerche scientifiche e anche da parte nostra economiche, dopo aver concluso la fase preliminare, abbiamo deciso di far conoscere la tecnologia Yeast e i suoi benefici. Abbiamo pertanto cominciato a rivolgerci innanzitutto a enti scientifici, dopodiché ai governi che abbiamo coinvolto e poi anche alle aziende che sono qui presenti. Come sapete, scusate la ripetizione, l'idea di base del progetto è un'idea di progetto di cooperazione, come tante volte abbiamo spiegato, è quella di usare uno strumento tecnologico, la tecnologia Yeast, duraturo, quindi per avviare dei processi di sviluppo sostenibili nei paesi che hanno aderito e accolgono questa nostra iniziativa. Noi consideriamo i popoli africani degli amici, dei fratelli, li consideriamo culturalmente ricchi e capaci di costruire il loro futuro. Non hanno bisogno di ricevere donazioni, secondo noi. Gli amici vanno rispettati e sostenuti. Quindi e questo faremo e che vorremmo fare con il nostro progetto. Per questa ragione questo progetto lo stiamo facendo insieme ai governi dell'Africa. La tecnologia è pronta e quindi ci consentirà di creare un ponte, questa è la nostra idea, fra i paesi industrializzati e i paesi africani. Come vi abbiamo spiegato più volte, gli introiti che deriveranno dalla commercializzazione degli impianti nei paesi, quali l'Italia, la Svizzera, i paesi europei, ci consentiranno di avere quel supporto per poi costruire noi gli impianti Yeast che cederemo gratuitamente ai governi che hanno già aderito all'iniziativa. Diciamo che in qualche modo stiamo coinvolgendo le aziende nel progetto di cooperazione, ma non perché chiediamo loro di finanziare gli impianti, perché partecipando loro, acquisendo loro gli impianti per le proprie aziende, consentiranno a noi di avere quei guadagni, quegli introiti necessari per poi costruire gli impianti per i paesi africani. Quindi per noi è bello anche questo, cioè è quasi una partecipazione comune all'iniziativa. Mi dovete scusare se c'è questa ripetizione sul concetto, però questa tecnologia è stata finanziata con un unico fine, è la cessione gratuita di impianti Yeast ai paesi, con il benestare ovviamente dei governi. Noi di Scienza per Amore abbiamo finanziato la ricerca e siamo titolari di diversi brevetti.
In Italia siamo stati riconosciuti ufficialmente come ente di ricerca e la chiarezza del progetto, unitamente alla validità dei risultati scientifici, ci hanno da sempre dato quella forza per poter portare avanti il tutto. Fino ad arrivare a costruire quest'ultimo impianto che vedrete nel pomeriggio, che è frutto degli sforzi ulteriori fatti, diciamo, dai soci, quindi dai proprietari della tecnologia, che sono tutti soci dell'Associazione Scienza per Amore, che hanno deciso ancora una volta e congiuntamente di fare un passo ulteriore per portare avanti il progetto, progetto che ha avuto in tanti momenti attacchi e impedimenti. Dovete sapere a questo punto che abbiamo difeso con le unghie e con i denti il tentativo di portarci via la tecnologia, che è stato perpetrato per anni. Un impianto è stato rubato e portato negli Stati Uniti, cosa che abbiamo denunciato all'autorità competente. Un tentativo di assalto alla proprietà della tecnologia, con una serie di raggiri, cosa che abbiamo denunciato. Un tentativo di farne una speculazione finanziaria sempre negli Stati Uniti, cosa che abbiamo denunciato. Fino ad arrivare al 2009, quando, dopo che avevamo fatto estrema chiarezza su tutto quanto, siamo stati denunciati, e dei delatori hanno detto che la tecnologia non esisteva, non esistevano impianti, non esisteva l'inventore e noi avevamo inventato tutto quanto. Eppure anche questo abbiamo denunciato all'autorità giudiziaria. Abbiamo denunciato sia i delatori sia coloro che avrebbero dovuto verificare le dichiarazioni di queste persone e quindi vigilare in questo senso. Eccola la tecnologia che non c'è. I risultati sono a vostra disposizione, come lo sarà l'impianto che vi presenteremo nel pomeriggio. Poi ovviamente al di là di questa presentazione, diciamo, che fa un po' da raccordo, sarà cioè, il nostro piacere metterci a disposizione, mettere a disposizione l'impianto sia per i test sulle biomasse dei paesi, sia per le aziende che vorranno condurre dei test, perché a questo punto l'impianto è disponibile, è pronto, è un impianto di ultimissima generazione, quindi insieme possiamo proseguire. Quello che dovete sapere, è se ci avete seguito finora, è perché sapete che tutto è pronto. Lo sapete voi, rappresentanti degli enti scientifici, che hanno certificato la validità. Lo sapete voi, imprenditori, che pazientemente ci avete seguito e avete visto il valore dei prodotti che si ottengono. Lo sanno anche le istituzioni italiane, questo lo dovete sapere, perché abbiamo informato per tempo i ministeri competenti e soprattutto la Presidenza della Repubblica. E lo sapete anche voi, gentili ambasciatori dei paesi che consideriamo amici, che ci seguite da tempo con pazienza e che con voi avremmo voluto operare da anni per evitare morti e sofferenze. Spetterà anche a voi, se lo vorrete, individuare gli oppositori a questo progetto. Oggi per noi è un giorno importante perché nuovamente siamo qui pronti a ripartire insieme a voi. Ci auguriamo anche che i media, che in qualche modo hanno scritto, abbiano il piacere di scoprire realmente la verità, perché se siamo qui, come se l'abbiamo fatto anche in altri luoghi, è perché la nostra filosofia è stata sempre l'estrema chiarezza, e quindi la volontà di dare ad ognuno le risposte, solo che a volte le risposte possono anche dare un po' fastidio, perché come vedete non c'è nulla da nascondere, quindi anzi c'è tutto da mostrare e da verificare. E sapete cosa è accaduto, siamo stati definiti dei truffatori, una setta, dei ladri, dei malfattori, approfittatori dei popoli africani. È comprensibile tutto questo, se hai qualcosa di valore cercano di rubartela, di diffamarti, di disorganizzarti, di dire che non funziona. È chiaro, solo quando hai qualcosa di buono accade ciò, secondo noi. Sappiamo che questa tecnologia vale molto e porta con sé un obiettivo ambizioso. Ora vi chiediamo questa volta di portarlo avanti insieme a noi. Concludo. In questi ultimi tempi anche si parla tanto della questione dei rifugiati e dell'esodo dei popoli africani. Ci siamo sempre chiesti da anni perché ciò deve accadere. Noi consideriamo i nostri amici africani delle persone che devono vivere bene anche nel proprio paese, con i propri cari, le proprie famiglie, con la propria dignità, come ogni essere merita. Per questo, ripeto, non abbiamo organizzato una donazione, ma una cooperazione, però questa volta che duri per sempre. Quindi ci fa piacere a questo punto mostrarvi sia
le certificazioni che noi con questo percorso abbiamo riscosso negli anni, quindi che certificano oggettivamente la validità della tecnologia, ma non lo diciamo noi, lo dicono questi certificati che fanno parte di istituti prestigiosi, tra i quali gli stessi ministeri italiani, e poi vi mostreremo qual è il progetto che noi cercheremo di mettere in campo in Africa. E adesso vi facciamo vedere invece qual è il modello che vogliamo sviluppare in collaborazione con i paesi africani da fare direttamente in Africa. Allora, questo breve video è quello che abbiamo presentato alla Banca Mondiale a Washington e alla Banca Africana di Sviluppo a Tunisi. E queste due istituzioni finanziarie si sono dette molto compiaciute di questo progetto, e la stessa cosa è stata fatta in Italia da alcuni ministri, per il fatto che è un progetto che non ha necessitato di nessun finanziamento, ma ogni supporto finanziario, progettuale e ingegneristico è stato fatto all'interno dell'associazione, e quindi le istituzioni finanziarie che vi dicevo hanno dato la loro disponibilità a supportare i governi dei paesi africani.
solo un'ultima precisazione. Quei riferimenti a quei numeri che avete visto nella presentazione sono reali, perché sono il frutto dei risultati che noi abbiamo già conseguito. Quindi fondamentalmente a noi in questo momento attende solo di organizzare delle dimostrazioni pratiche con i responsabili tecnici dei governi, per poi studiare insieme ai governi stessi le applicazioni che vorremmo impiantare nei loro paesi. Io per l'ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Daniele Lattanzi e ora ascolteremo Luca Urdic che farà una panoramica sui campi di applicazione della tecnologia IST e parlerà del suo valore economico, che sarà il motore finanziario, ciò che permetterà la realizzazione dell'iniziativa umanitaria ad esso legato. Passo la parola a Luca Urdic. Dico solo due brevissime parole sul progetto pilota, che è al centro del progetto di cooperazione, per fissare un attimo meglio i concetti che abbiamo visto nel video prima. E una cosa fondamentale che abbiamo cercato di impostare è quello della sinergia tra i vari settori. In questo caso, per esempio, potete vedere sulla sinistra, dove c'è l'agricoltura, che tutta la parte commestibile viene destinata alla popolazione, mentre per produrre sia i mangimi che l'energia viene destinato solo lo scarto, mentre attualmente questo è un grosso problema perché viene sottratta alla popolazione parte del cibo che potrebbero, di cui potrebbero usufruire. Abbiamo messo al centro l'impianto IST perché è il cuore che permette l'attuazione di questa cosa con la sua innovazione tecnologica. Infatti dallo scarto è possibile ottenere due prodotti. Come vedete, manda le matrici all'impianto biogas che sta sotto e la parte migliore, ricca di nutrimento, che è stata strappata dalla tecnologia, dalla parte fibrosa cellulosica, la manda all'alimentazione animale. Una cosa importante che si nota è che ciò che è scarto per un settore diviene risorsa e prodotto per gli altri settori, in questa sinergia molto importante. Infatti l'allevamento, per esempio, gli scarti diventano una matrice per l'impianto biogas e l'impianto biogas, il digestato, il residuo del processo della produzione del gas, viene usato per fertilizzare i campi. Tutta l'energia prodotta alimenta sia l'impianto stesso sia viene distribuita sul territorio. Quindi una cosa molto importante che abbiamo cercato di curare è che l'impianto sia autosufficiente, cioè può essere messo dove non ci sono infrastrutture. Quindi significa che l'energia elettrica può provvedere all'estrazione dell'acqua dal sottosuolo e all'interno dell'impianto per produrre il mangime, il latte, eccetera, si usa solo un terzo di quanto viene prodotto dall'impianto stesso, 2/3 dei mangimi e 2/3 dell'energia elettrica prodotta vengono distribuiti sul territorio per instaurare dei circoli virtuosi per rilanciare l'economia in una zona in cui senza le infrastrutture molte volte è impossibile. Questa era solo una fotografia, diciamo, per descrivere il progetto pilota. In questo caso, un'ultima cosa, era un progetto che destinava l'uso delle paglie per produrre chiaramente l'energia e i mangimi, ma senz'altro anche usando le crusche è possibile ottenere delle farine che possano completare l'aspetto nutritivo delle popolazioni per la sicurezza alimentare con prodotti di qualità, quindi nutrire, non sfamare. Questa cosa, credo sia chiara, rappresenta la estrema versatilità della tecnologia IST, che quindi con il suo inserimento nei processi produttivi consente vari impieghi nel settore dell'alimentazione, dell'allevamento e della bioenergia. Quindi il sito che stiamo inaugurando oggi pomeriggio servirà a mostrare ai paesi africani che vorranno conferire le loro biomasse direttamente i risultati della lavorazione, e anche perché sarà importante che in funzione delle politiche agricole dei vari governi che privilegiano una cultura piuttosto che un'altra sarà possibile individuare la biomassa più adatta a ciascun paese.
la biomassa del paese, non colture importate e imposte che magari non sono adatte neanche alle condizioni climatiche o agricole del suolo, del territorio. Progetto umanitario, però anche gli aspetti commerciali hanno la loro importanza in questa sinergia. Quindi non è un assistenzialismo, ma è una sinergia, perché sarà molto importante la possibilità di apertura di nuovi mercati reciproci. I paesi africani potranno produrre qualcosa da esportare, aziende italiane o europee potranno trovare nuovi sbocchi per la grandissima quantità di biomassa che è presente nei paesi africani. Le aziende stesse potranno venire presso l'impianto che stiamo inaugurando per portare le loro biomasse e immagino per poter anche presentarsi con qualcosa di innovativo a cui magari neanche noi abbiamo pensato e in modo da poter sfruttare l'enorme quantità di scarti e sottoprodotti agroindustriali che ci sono nel nostro paese e che vengono valorizzati quasi, cioè in modo scarso, ma per produrre energia, mentre la separazione consentirà di sfruttare la parte nutritiva o le molecole importanti a mercati privilegiati, quali, come vedremo in seguito, principi attivi, chimica, eccetera. Questa innovazione tecnologica, quindi, consentirà, trasformando gli scarti, di trasformare fattori di costo che attualmente rappresenta un costo di smaltimento in una materia prima. E questa è una cosa molto importante che andrà considerata attentamente con gli imprenditori. Chiaramente tutte le biomasse nuove necessiteranno degli studi approfonditi e quindi abbiamo già avviato degli incontri e degli abboccamenti di massima, diciamo, con enti scientifici e università per delle sperimentazioni congiunte, magari anche con qualche istituzione se ospiterà i nostri impianti, eccetera, per poter sperimentare nuove biomasse e cogliere pienamente la possibilità di valorizzare economicamente al massimo questi prodotti. Ho parlato di alimentazione, energia e zootecnico, analizziamo adesso l'alimentazione. Una cosa importante è che i prodotti ottenuti con la tecnologia IST hanno un altissimo contenuto nutrizionale e consentono contemporaneamente un grosso ritorno economico. Faccio degli esempi. Le farine IST, ottenute per esempio dalle crusche, hanno un contenuto di proteine che è doppio rispetto a quelle delle farine tradizionali che si trovano sul mercato. Anche vitamine e minerali essenziali sono presenti decine di volte rispetto ai prodotti che sono comunemente disponibili e un aspetto importante da considerare è che sono prodotti naturali già presenti nella pianta, non sono oggetto di sintesi chimica e, cosa importante da valutare, sono nel mix organizzato dalla pianta stessa che spesse volte in questa miscela aumenta tantissimo la biodisponibilità, quindi la possibilità di assimilare questi prodotti. Faccio un esempio, il chicco, per esempio il chicco di cereali, se consideriamo il sottoprodotto, quindi la crusca, la parte esterna dura, nella crusca rispetto a tutto il chicco si concentra, leggo appunto, oltre il 70% della vitamina B6, oltre il 50% della vitamina B5, oltre il 33% della vitamina B1, e la maggior parte di ferro, zinco, magnesio e potassio. Quindi è importantissimo riuscire a valorizzare questa parte che solitamente viene usata o anzi sottoutilizzata se non sprecata. Ed è proprio questa capacità che è divenuta sia il punto di forza per realizzare il progetto di cooperazione e assicurare un'alimentazione adeguata, sia per il futuro settore commerciale in cui ci svilupperemo. Tanti nutrienti e quindi alimenti funzionali, che osservando un po' gli andamenti, nonostante la crisi economica, continuano a registrare una crescita annuale tra il 7 e l'8%, e un dato, per esempio, 2012, mercato mondiale, 184 miliardi di euro, sparsi in modo abbastanza omogeneo dappertutto, anche nei paesi in via di sviluppo. Per esempio in Europa si va dai paesi che hanno un mercato maggiore sui 6 miliardi, 5 miliardi, Germania, la Francia, l'Italia sta sui 3 miliardi, la Svizzera stessa, nonostante sia un paese piccolo, con una popolazione non tanto numerosa come gli altri, sta oltre 700 milioni di euro all'anno di fatturato, quindi un mercato molto importante che va considerato.
E questo mercato è in continua espansione perché? Perché la gente, le popolazioni, i consumatori hanno esigenza di prodotti di qualità. Prodotti di qualità, quindi un alto contenuto nutritivo, quindi non mangiare ma nutrirsi, e soprattutto anche integratori di qualità. Ho parlato anche dell'allevamento. Anche per l'allevamento il vantaggio è molto importante, perché le farine yeast, c'è un'immagine che mi piace, la tecnologia yeast riesce a estrarre dalla parte fibrosa più sostanza di quanto riesce un ruminante. Il fiber breakdown, la capacità di un ruminante di estrarre la componente nutritiva dalla parte fibrosa è molto bassa, 30-40%, dipende, poi dopo ci sono delle sostanze chimiche, però di fatto è bassa, mentre con la tecnologia yeast si estrae totalmente la parte nutritiva dalla fibra, concentrandola nel mangime e destinando la parte rimanente a produrre energia. Quindi questo consente di alimentare gli animali coi sottoprodotti. Attualmente si importano tantissime farine sia in Africa che anche da noi per elevare il contenuto nutritivo delle farine che non sono molto ricche, e quindi si può riservare, utilizzando i sottoprodotti per gli animali, si può riservare la parte nobile della pianta per produrre normali farine per la popolazione, superando la problematica celebre ormai food feed, cioè alimentiamo gli animali o alimentiamo la popolazione, soprattutto anche nei paesi africani. Questo vale anche per le bioenergie. Le colture dedicate stanno imperversando per produrre energia. La tecnologia yeast rende inutile l'uso di colture dedicate perché può estrarre energia dagli scarti. Quindi cosa accade? Importantissimo dal punto di vista economico, cioè i paesi possono produrre bioenergia con la loro biomassa, potendo rispondere già oggi alla normativa inevitabile che prevede non solo già oggi l'utilizzo di bioenergie, ma anche a quella che sta entrando progressivamente e in modo sempre più stringente in vista anche del 2020, per esempio. La filiera in Europa è già estremamente matura. Ci sono migliaia di digestori anaerobici per produrre il biogas. In alcuni paesi come Svezia e Germania ci sono 120 impianti per l'upgrading del biogas a biometano, che è un biocarburante che sembra è il più privilegiato per quel che riguarda gli incentivi e anche per il rendimento ettaro carburante prodotto. Decine sono in esercizio, anche sono in funzione in Olanda, in Svizzera, in Austria, quindi diciamo il mercato è maturo. Un altro aspetto molto importante è la competitività alle piccole taglie. La filiera è competitiva non con i mega impianti, ma anche con impianti piccoli per la produzione di carburanti, ed è in competizione come prezzo rispetto ai carburanti tradizionali. Però, essendo un impianto di piccola taglia, c'è un basso impatto sul territorio, soprattutto per quel che riguarda la logistica dell'approvvigionamento. E faccio un esempio, diciamo che la biomassa necessaria è reperibile circa in un raggio di 15-20 km, quindi esattamente abbastanza ridotto rispetto ai mega impianti a biomasse che sono diffusi e che spesso incontrano non il favore della popolazione per i disagi che causano. Quindi bassissimo impatto sul territorio. Un'altra cosa che è importante spiegare sono i benefici ambientali. La filiera produttiva, quindi wheel to wheel come si dice, nel complesso non solo risulta che non emette CO2, ma addirittura il bilancio della CO2 emessa consumando il carburante prodotto è inferiore, cioè la produzione assorbe più CO2 di quanta ne emetta consumando il carburante prodotto. Quindi la normativa è completamente soddisfatta e apre delle possibilità di mercato enorme. Un altro aspetto, lo ricordo velocemente, è che tramite il biogas si possono ridurre l'impatto dei liquami zootecnici degli allevamenti, che soprattutto in certe aree di concentrazione di allevamenti sono un grosso problema per lo smaltimento. Nuovi settori. Faccio una precisazione che è più concettuale che tecnica sulla tecnologia. La tecnologia yeast è un processo puramente meccanico che separa e concentra le componenti delle biomasse attraverso degli urti tra le stesse particelle. Quindi il materiale inserito è l'utensile che processa se stesso.
Non so se riesco a spiegare questo concetto. Quindi la biomassa stessa che scontrandosi si deframmenta. Questo consente una enorme versatilità, è possibile trattare sia biomasse vegetali sia anche materiali inerti, quindi si possono aprire mercati con prospettive molto molto interessanti. Ricordo solo due settori, più la chimica verde, quindi la possibilità di concentrare le molecole e i polimeri consente di costruire delle basi che agevolano il processo dell'estrazione poi per la produzione di materiali chimici, che è la chimica del futuro, e la biofarmacopea, la possibilità dai residui, dai soli residui anche, di concentrare integratori e matrici consente di produrre prodotti molto importanti sia per la farmaceutica, per la cosmetica e sempre per il settore alimentare. Giustamente la Svizzera ci ospita e quindi mi sono un po' documentato anche, è la Svizzera che fa. E la Svizzera è molto avanti, presta una grandissima attenzione al settore agricolo perché ha correttamente compreso l'impatto dell'agricoltura sia sull'economia e sull'ambiente. E non hanno cominciato adesso, è già dal dopoguerra, ai primi anni 50, che sono state avviate delle politiche di sostegno che hanno permesso alla Svizzera di assicurarsi gli approvvigionamenti alimentari durante tutto quel periodo, con la valorizzazione totale di tutto il terreno coltivabile, valorizzazione, non sfruttamento. Dagli anni 90 hanno continuato, chiaramente l'economia del mercato ha imposto delle correzioni e quindi nella Costituzione, integrate con votazione popolare, quindi una cosa sentita, sono state avviate nuove politiche agricole che prevedono sì contributi al mondo rurale, ma in cambio di un rispetto di precise condizioni del rispetto del paesaggio. E quindi, e qui viene l'innovazione tecnologica, una tecnologia moderna, innovativa, che è in equilibrio tra economia e ambiente. Quindi lo sfruttamento del terreno prevede precise normative che preservino la sostanza organica e qui spesso il terreno viene impoverito, spesso nell'agricoltura il terreno tramite i fertilizzanti chimici viene impoverito e sfruttato in modo anomalo. E invece, per esempio, il biogas col digestato consente di ripristinare la sostanza organica e quindi di garantire un equilibrio e la possibilità di mantenere il terreno fertile per un lungo tempo. Questo, abbiamo notato, si rivelerà importantissimo anche in Africa, perché la diffusione di culture energetiche, spesso fra l'altro che vede l'uso dei terreni più fertili, li sta impoverendo pesantemente e quindi sempre a scapito della coltivazione, della produzione di cibo. Quindi anche lì, come da noi, sarà importantissimo. Abbiamo anche progettato, e adesso poi ne parleremo con le varie amministrazioni, la possibilità di mettere al centro di un comune un impianto, non al centro, nella zona idonea, insomma, di conferire le biomasse del comune in quel impianto, di modo che gli scarti di un'area possano contribuire a produrre bioenergia per lo stesso territorio, quindi magari, non so, gli autobus piuttosto che altre infrastrutture. Quindi nel progetto vediamo un impianto a biogas che è inserito in Occidente e quindi a scopi chiaramente commerciali. Il PAN, Piano di Azione Nazionale per le Rinnovabili, assegna un importante ruolo all'energia elettrica da biogas, la cui produzione dovrebbe essere quintuplicata entro il 2020. In Italia, in vista di questo obiettivo, gli operatori si stanno orientando verso l'uso massiccio di cereali tradizionalmente impiegati per l'alimentazione umana e del bestiame, creando speculazioni, squilibri e tensioni. La tecnologia IST cambierebbe completamente questo scenario. I residui delle attività agricole processati dalle unità IST possono infatti produrre fino a 3 volte il biometano ottenibile da una stessa quantità di mais coltivato a scopo energetico. In Italia, ad esempio, ci sono circa 10 milioni di tonnellate di paglie inutilizzate in grado di generare 2 miliardi e mezzo di metri cubi di metano. Questi ultimi da soli supererebbero già oggi l'obiettivo previsto dal PAN per il 2020. Il settore dei trasporti contribuisce al 19,5% delle emissioni di gas serra dell'Unione Europea.
disporre di importanti quantità di biocarburanti sostenibili socialmente, economicamente e per l'ambiente è dunque una necessità se si vogliono raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 imposte dalla politica comunitaria, sostituire entro il 2020 il 10% dei consumi del settore trasporti con biocarburanti. La tecnologia IST consentirebbe di convertire i residui delle attività agricole, paglia di cereali, girasole, eccetera, oggi disponibili in grandi quantitativi e inutilizzati, in prodotti di qualità per vari comparti, tra cui quello alimentare ed energetico. Esperti del settore ritengono siano necessari almeno altri 10-15 anni di sforzi nella ricerca e nello sviluppo, affinché i carburanti di seconda generazione divengano effettivamente disponibili sul mercato. Una semplice integrazione del nostro sistema di produzione di biogas o biometano con quelli già esistenti consentirebbe a questi ultimi di passare dalla produzione di carburanti di prima generazione a quelli di seconda. 2,5 miliardi di metri cubi di biometano di seconda generazione è l'obiettivo raggiungibile, avente il potenziale energetico di sostituire circa il 22% degli oltre 9 milioni di tonnellate di benzina che occorrono ogni anno alle nostre automobili, una fetta di mercato del valore di circa 2 miliardi di euro. L'indotto generato dall'introduzione del biometano nella rete di distribuzione e dal suo utilizzo come carburante sarebbe sicuramente considerevole. Si stima che la sola lavorazione dei residui agricoli creerebbe nella filiera agroenergetica italiana dai 5.000 ai 10.000 posti di lavoro, a principale vantaggio delle zone rurali. Grazie ancora a Luca Urdic e vi volevo ricordare una cosa. Nel pomeriggio, per le aziende presenti o per gli imprenditori, chiaramente ci sarà la possibilità di approfondire gli aspetti tecnici quando ci sarà una presentazione sull'impianto direttamente e una dimostrazione. Quindi avrete a disposizione i tecnici per approfondire. Ora continuiamo in una parte importante di questa sessione, perché è il sostegno al progetto umanitario da parte di associazioni culturali, che sono un fondamento per noi in questo progetto di cooperazione. E a questo proposito è notevole il lavoro svolto dagli artisti del movimento Versoltre. C'è qui il presidente Laura Liotti, alla quale cedo la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, è veramente un piacere e un onore per me essere qui oggi in un momento tanto importante per un progetto su cui stiamo lottando da lungo tempo. L'associazione Versoltre, che rappresento, si occupa di arti visive e sosteniamo da anni il progetto Bits of Future Food for All. Lo sosteniamo perché ne condividiamo in pieno lo spirito e gli obiettivi e perché in quanto artisti riteniamo che la cultura sia una dimensione trasversale fondamentale nei programmi di cooperazione allo sviluppo. Nell'ambito delle iniziative a sostegno di Bits of Future Food for All, sono qui per presentare brevemente oggi il progetto Ponte tra Continenti, un progetto che prende il via da una sperimentazione che l'associazione Versoltre sta portando avanti da quasi 2 anni e che vede la collaborazione di un gran numero di artisti, fino a 60, su grandi quadri collettivi. Finora l'associazione ha realizzato 12 opere collettive di 3 metri per 2, di cui 4 multimediali, su cui, come dicevo, hanno lavorato un gran numero di artisti. In una delle ultime abbiamo avuto il grandissimo piacere di ospitare insieme a noi un grande maestro della pittura contemporanea, oltre che un caro amico, il maestro Ezio Farinelli, un pittore che ha esposto insieme ad artisti storici come Vedova, Burri, Guttuso, Boccioni, tanto per citarne alcuni.
Come dicevo, il progetto Arte Ponte tra Continenti prende il via dall'esperienza maturata nell'ambito del lavoro sulle opere collettive e noi vorremmo approfondire questa esperienza coinvolgendo in questa realizzazione artistica artisti di diverse nazionalità. E in questo modo noi speriamo di condividere la ricchezza che è propria di ogni cultura e di creare uno spazio comune di scambio e di dialogo. E ci piacerebbe iniziare questo rapporto di collaborazione, questo percorso di collaborazione proprio dagli artisti africani, non soltanto in virtù dei rapporti di amicizia instaurati in questi anni nell'ambito del progetto Beats of Future Food for All, ma anche e soprattutto perché l'arte africana è una realtà estremamente interessante e dinamica, piena di artisti di grande talento che rappresentano ed esprimono con il loro lavoro tutta la vivacità e la ricchezza culturale del continente. Sarebbe quindi per noi estremamente stimolante riuscire a lavorare insieme in questo progetto comune. E Ponte tra Continenti non ha soltanto però una finalità culturale, infatti noi abbiamo in programma in futuro di organizzare una serie di mostre e manifestazioni nell'ambito delle quali verranno esposte le opere collettive realizzate e verranno messe in vendita con il consenso ovviamente degli artisti che vi avranno partecipato queste opere e il ricavato verrà devoluto al sostegno del progetto Beats of Future Food for All. Detto questo, io vi ringrazio e lascerei spazio a un breve video di presentazione dell'attività dell'associazione e del progetto. Grazie. Verso Oltre è un movimento artistico con base a Roma che riunisce professionisti e appassionati di arti plastiche, grafiche e figurative. Più di 70 tra pittori, fotografi, architetti, grafici, videomaker e tecnici di vari settori. Da circa un anno, Verso Oltre si dedica a un progetto sperimentale basato sull'esecuzione di grandi opere di 3 metri per 2 realizzate a più mani. Infatti, se ogni individuo è un punto di osservazione della realtà, l'arte non può che essere un punto di vista molteplice. La lavorazione delle opere collettive prevede una prima fase in cui se ne decide il tema e si stabilisce uno schema di base. Dopodiché si procede con la costruzione del supporto e la creazione dei dipinti. L'arte è la manifestazione visibile delle più alte realizzazioni del pensiero umano, ne rappresenta lo spirito, l'identità, le aspirazioni, induce alla ricerca di valori universali che oltrepassano i confini linguistici, culturali e di tecnica. Per questo si è pensato di coinvolgere nel prossimo ciclo di opere collettive artisti di altri paesi europei ed extraeuropei, a cominciare da quelli africani. La scelta dell'Africa scaturisce dall'amicizia instaurata nell'ambito del progetto di cooperazione Beats of Future Food for All, che Verso Oltre sostiene da tempo insieme all'associazione Scienza per Amore. È un'opportunità di incontro che, nella specificità dei singoli linguaggi artistici e nelle diverse tradizioni, ricerca valori provenienti da un identico oltre, fonte di ogni esperienza creativa. I proventi derivanti dalla vendita delle opere collettive saranno devoluti a sostegno di Beats of Future Food for All. Allora, grazie ancora agli artisti di Verso Oltre e in questo momento apriamo uno spazio al cuore di questo incontro, è lo spazio destinato ai paesi africani che sono qui presenti e, per fare i loro interventi o per porre delle domande, i relatori sono a vostra disposizione. C'è un hostess in sala per porgere il microfono a chi volesse fare dei rappresentanti diplomatici un intervento nell'ambito di questo progetto. Buongiorno a tutti, sono Awes Abukar, rappresento l'ambasciata somala. Saluto illustri ospiti, rappresentanti diplomatici, signori e signore. Prima ringrazio Scienza per Amore che ci ha dato questa occasione di essere qui in questa cittadina tranquilla del Canton Ticino per un evento importante per l'Africa, il progetto HIST che, come vedete nel catalogo del progetto, risulta presente il nostro precedente ambasciatore e
porto i saluti del nuovo ambasciatore che in questo momento si trova a Mogadiscio, Sua Eccellenza Musa Hassan Abdulle, che si trova per ricevere un'importante delegazione italiana guidato dal vice ministro degli esteri Lapo Pisitelli, che lunedì sarà a Mogadiscio per una visita ufficiale. Ed è anche un'occasione, il 1° luglio è la festa nazionale della Somalia, e il 1° luglio abbiamo fatto un ricevimento a tutti gli ambasciatori e tutta l'istituzione italiana e anche i responsabili della Scienza e Amore. Insieme a tutti noi siamo qui oggi, conosciamo la tecnologia da 15 anni, abbiamo visto gli impianti, apprezzato i risultati, il nostro governo ufficialmente ha aderito al progetto perché avrebbe salvato tante vite umane. Chi non vuole che la tecnologia arrivi in Africa? Sì, noi lo vogliamo e siamo qui oggi per dimostrarlo. Grazie. Good morning everybody. Buongiorno a tutti. I'm ambassador for Ghana on behalf of all my colleagues assembled here this morning. I want to thank you for inviting us across the border to come and be with you. Sono l'ambasciatrice del Ghana. Insieme ai miei colleghi desidero ringraziare tutti i presenti per essere qui dall'altra parte del confine. Over the years we've been with you. We've been through with you with all the difficulties that you've had in the past. We've stood with you because we believe in what you are doing. In questi anni passati siamo stati accanto a voi il conflitto e lo sforzo perché crediamo fermamente in quello che fate. You've gone through a very dark tunnel, but we are very very pleased to see that you have emerged victorious. Stiamo andando attraverso un tunnel scuro e siamo contenti che riusciamo a vedere oltre. Whenever you talk about health in Africa, whenever you talk about sustainable development, whenever you talk about alternate ways of meeting the food needs of the world. Quando parliamo dell'Africa, quando parliamo dello sviluppo sostenibile, quando parliamo della possibilità della distribuzione di cibo. This is feeding the world we are talking about. The poverty in the world, the sustainable feeding of not just Africa, the developing world we are talking about. Stiamo parlando di nutrire il mondo, stiamo parlando quindi il nutrimento per il mondo e non soltanto per l'Africa, ma per tutto il mondo. I'm connected with WFP and we know what has been happening in the world with refugees, trying to feed refugees in Syria, in Jordan, in Africa, in Somalia, in Sudan, all over the world we need food. And if you have found the solution, we applaud you. Io sono collegata al World Food Program e attraverso di esso stiamo vedendo le difficoltà, abbiamo visto difficoltà di nutrire i rifugiati in paesi come la Siria, la Giordania e in tutto il mondo, quindi siamo con voi. On behalf of Africa, we thank you. God bless you. Dalla parte dell'Africa vi ringraziamo, che Dio vi benedica. Merci, monsieur, madame.
Merci, chers collègues. Merci, monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadeur qui sont venus à nous. Je suis le conseiller économique de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Rome. Buongiorno a tutti e all'ambasciatore, tutti quanti. Io sono il primo consigliere della Costa d'Avorio, degli affari economici della Costa d'Avorio. Alors, nous sommes ici, j'ai un seul mot à dire, c'est de dire que je suis venu au nom de mon ambassadeur. On invite toute l'équipe de Saint-Sar, Père Amore, à l'ambassade parce que le projet nous intéresse. On va essayer de mettre sur point quelque chose de concret pour que vous retrouviez en Côte d'Ivoire. Sono venuto a nome dell'ambasciatore per invitare tutta l'equipe di Scienza per Amore all'ambasciata per cercare di costruire insieme qualcosa. C'est tout ce que j'avais à dire. È tutto quello che ho da dire. Buongiorno. Je suis Madame Touré de l'ambassade du Burkina Faso à Rome. Buongiorno, sono Madame Touré, primo consigliere dell'ambasciata del Burkina Faso a Roma. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce matin pour représenter mon ambassadeur. È un onore per me essere qui con voi e rappresentare il mio ambasciatore. Je remercie les animateurs du jour. Le projet a des objectifs nobles. Mais je voudrais poser une question. Ma question va a Monsieur Luca Ulrich. Vi ringrazio per il vostro progetto e vorrei fare una domanda specifica a Luca Ulrich. Est-ce que un aussi grand projet peut être réalisé dans un pays comme le nôtre qui manque de ressources halieutiques? On n'a pas assez d'eau. Et quelles mesures le projet a pris comme mesure d'accompagnement pour protéger l'environnement? La domanda è rivolta alla protezione dell'ambiente. Che misure relativamente al paese, al suo paese che ha bisogno veramente di un intervento come questo, che misure ci sono relativamente alla protezione dell'ambiente? Gli aspetti da considerare sono molteplici. E innanzitutto bisogna considerare che qualsiasi tipo di pianta può essere utilizzata, quindi le piante del paese possono essere utilizzate, le colture. Quindi una cosa importante è che trovare sostanze nutritive da piante che già crescono naturalmente all'interno di paese, già questo è una cosa molto importante perché fa sì che l'impatto ambientale della cultura sia minimo o anzi positivo. È possibile utilizzare anche piante infestanti. Faccio un esempio, il giglio d'acqua sta devastando laghi e fiumi in Africa, rendendo e soffocando tutto lo specchio dell'acqua, con problemi idrogeologici e della fauna e della flora. La tecnologia IST, potendo trattare qualsiasi biomassa, permette per esempio di utilizzare una pianta infestante che diventa un prodotto. E un'altra cosa importante è quello, come dicevo prima, il discorso di non utilizzare colture dedicate per per i prodotti energetici. Le colture dedicate spesso, a causa dei grosse quantità di fertilizzanti che richiedono chimici, hanno l'effetto di impoverire, rendere sterile il terreno e, visto anche i grossi interessi economici che ci sono, spesso i migliori terreni di un paese. Questo non è più necessario. Un altro aspetto è che, per esempio, la popolazione è costantemente alla ricerca di nuove aree da poter coltivare, quindi abbattendo la vegetazione. Se io in un territorio posso avere un prodotto che è doppio, nel senso che lo stesso campo mi può dare il chicco tutto per la popolazione e lo scarto per l'alimentazione animale, io è come se avessi raddoppiato il campo e quindi posso ridurre l'impatto nella deforestazione dei territori.
Questi sono alcuni aspetti. Poi dopo, chiaramente, analizzando paese per paese, si può scendere più nel dettaglio e ottimizzare lo sviluppo di una pianta che cresce naturalmente in quel posto e in funzione anche di, come dicevo prima, delle politiche agricole. Thank you very much. I don't have any comments to make because Her Excellency, the Ambassador of Ghana, has spoken on our behalf, and she is also the President of the World Food Program, so she has spoken in all the capacity. Grazie a tutti. Non ho molto da dire perché l'ambasciatrice del Ghana, che è anche rappresentante del World Food Program, ha parlato molto bene. For Liberia, I just wanted to ask a specific question, and I think this question applies almost to all the African countries here present. Per quanto riguarda la Liberia, ho delle domande e adesso le presenterò. My question is, what will be the financial cost to the host country in Africa for this technology to be transferred? Will there be an initial contribution requested? Ok, la mia domanda in realtà riguarda non solo la Liberia, ma tutto il continente africano. E quello che vorrei sapere è se portare la tecnologia, quali sarebbero i costi economici per portare la tecnologia HIST in Africa, se c'è una quantità, un acconto, qualcosa che bisogna dare all'inizio per far questo. Volevo sapere se il paese in loco ha bisogno di fare un investimento iniziale o un contributo subito prima di avere questa tecnologia in loco. Thank you very much. Allora, in questo momento non c'è bisogno di nessun contributo economico da parte dei governi. In questo momento noi vogliamo solo iniziare la sperimentazione con, diciamo, le colture e le biomasse e decidere insieme quale sarà il primo prototipo e a seguire gli altri impianti che porteremo in ogni paese. Il modello, l'architettura del progetto è questa. Noi come associazione forniremo a voi l'impianto HIST gratuitamente e aiuteremo il governo per la formazione delle persone, dei tecnici del vostro governo per saperlo gestire. Quindi noi inizieremo un lavoro che proseguirete voi. I costi di struttura sono quei costi che la Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo potrebbero sopportare, perché è il loro obiettivo, e che hanno già dato a noi nei primi colloqui un responso positivo. Quindi noi adesso dobbiamo cominciare a studiare un progetto dove noi portiamo l'impianto, insieme a voi decidiamo per lavorare quale tipo di coltura e insieme alle istituzioni finanziarie, Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, che supporto economico serve a voi. Questo è già avvenuto, questo colloquio, a Washington e soprattutto c'è stata l'iniziativa del Burundi come primo paese che ha scritto alla Banca Mondiale chiedendo già un primo supporto e dei colloqui iniziali per cominciare a studiare la struttura finanziaria necessaria per partire. Quindi in questo momento a voi non viene chiesto nulla, perché non è proprio nell'idea del progetto, perché noi vogliamo portare avanti con voi questo progetto. Noi non né doniamo né vendiamo. Noi mettiamo a disposizione la tecnologia, però l'impianto può essere inserito in un allevamento già esistente. Quindi non è che necessariamente bisogna costruirgli qualcosa attorno se questo qualcosa già c'è. Poi certo, se in una zona non c'è proprio niente, allora vanno valutati i costi e qui il finanziamento della Banca Mondiale può venire in supporto, a meno che il governo stesso non abbia intenzione di provvedere. Però, ripeto, se c'è già una struttura preesistente che con l'inserimento della tecnologia potrebbe creare
la quadra, diciamo, che sintetizza questa cosa. Merci. Je suis la représentante de l'ambassade du Bénin. Et après la prise de parole de l'ambassadeur du Ghana, j'avais plus rien à ajouter. Mais seulement, je voulais vous dire que la justice a rendu à César ce qui appartient à César. Sì, buongiorno, sono la rappresentante dell'ambasciata del Benin e dopo le parole degli altri ambasciatori e consiglieri non ho molto da aggiungere, soltanto che la giustizia appartiene a Cesare. En effet, l'ambasciata du Benin a été contactée par Scienza per Amore, c'était la période où quando l'ambasciata del Benin è stata contattata da Scienza per l'amore. C'était la période où Scienza per l'amore avait des difficultés pour la propriété de la technologie. Era il periodo in cui Scienza per l'amore aveva problemi per la proprietà della tecnologia. Et je suis heureuse d'être là aujourd'hui parmi vous pour d'abord vous féliciter et visiter le comment on appelle encore. Pour visiter l'appareil, la machine. Sono molto contenta di essere qui con voi per felicitarmi, congratularmi e visitare soprattutto la struttura, la tecnologia. J'ai pas de questions, je vous remercie. Non ho domande e vi ringrazio. Thank you very much for the flow. Grazie tante a tutti. Also thank you so much organizers for convening this meeting. Grazie agli organizzatori. Ambassador of Ghana have spoken on behalf. I don't want to be repetitive. L'ambasciatrice del Ghana ha parlato da parte anche mia e non voglio ripetermi. I'm from Tanzania. I'm representing the ambassador of Tanzania who could not be with us today. Rappresento l'ambasciatore della Tanzania che non è potuto venire oggi. I have one specific question which builds on the question that Ambassador of Liberia have asked. Ho una domanda che si può ricollegare alla domanda dell'ambasciatore della Liberia. What are the requirements of the host government for those governments which will be interested in this technology? I just want to get some more details on what are the prerequisites for you to be able to install, to come and introduce this technology. Quali sono i requisiti per il paese che ospiterà poi la tecnologia? Di cosa ha bisogno di produrre per poter avere la possibilità di avere questa tecnologia? Vorrei delle maggiori delucidazioni a riguardo. Thank you very much. Grazie tante. L'unico requisito che noi chiediamo è la volontà di fare dei test insieme e la volontà di aiutare la popolazione. Cioè noi in questo momento questo progetto lo facciamo insieme al governo ma per la popolazione, quindi questo è, diciamo, quello che noi pensiamo. Per quanto riguarda invece i prodotti, quello è una fase che studiamo insieme, quindi l'impianto che presenteremo questo nel pomeriggio è fatto proprio per ospitare i vostri tecnici, decidere insieme a voi quali prodotti ci sono nel vostro paese e come voi volete utilizzarli. Sicuramente la priorità è il problema della sottonutrizione e il problema della fame, è quello a cui noi diamo la massima urgenza. Però le decisioni sono decisioni che di natura governativa che fate voi. Noi diamo il supporto scientifico in questo. Noi non ci accostiamo ai governi per condurre un percorso insieme. Non possiamo decidere per voi, ma possiamo cercare di metterci a disposizione. Quindi da noi avrete la massima disponibilità e requisiti non ce ne sono, possiamo cominciare anche subito. Sono il primo consigliere d'ambasciata del Burundi a Roma e je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et après l'intervention de son excellence et madame l'ambassadeur du Ghana,
Je crois que je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à ajouter parce qu'elle était mieux placée pour exprimer le problème de faim et le problème en rapport avec la nourriture au monde. Et moi, ce que je voudrais dire, vous avez dit, monsieur, je ne me rappelle pas votre nom. Ok, Daniel Latanti, vous avez dit que le Burundi a été le premier à avoir adressé une lettre à la Banque mondiale pour demander le soutien en rapport du dialogue, en rapport de ce dossier. Est-ce que sera-t-il aussi le premier bénéficiaire à ce projet? C'est une question de curiosité. Je vous remercie. Buongiorno, sono il primo consigliere dell'ambasciata del Burundi e ringrazio tutti, non ho molto da aggiungere dopo il discorso dell'ambasciatrice del Ghana e volevo soltanto fare una domanda al signor Daniele Lattanzi e relativamente al fatto che ha accennato al fatto che il Burundi è stato il primo paese a interessarsi alla tecnologia, sarà quindi il primo a beneficiarne? Noi siamo contenti se c'è un grande interesse, perché per noi cominciare da un paese piuttosto che un altro è praticamente uguale. Io facevo riferimento al fatto che Sua Eccellenza, l'ambasciatore del Burundi, aveva scritto direttamente alla Banca Mondiale chiedendo un incontro e esprimendo l'interesse. Noi, come sapete, siamo già stati in Senegal, invitati dal precedente presidente della Repubblica del Senegal a esporre il progetto. Questo è avvenuto nel 2011. Come diceva il dottor Aouès dell'ambasciata della Somalia, anche per i rapporti storici che l'Italia ha avuto, ci siamo anche interessati non solo con questo progetto ma precedentemente al supporto dei profughi somali in Italia e allo studio di progetti insieme. Questo solo per come esempio, però noi metteremo a disposizione tutte le nostre forze per cominciare con chi vorrà, non c'è una priorità. I just want to join my colleagues in thanking you for organizing this session and offering to Africa, and I would say to the entire world, a solution to the problem of the world. Desidero unirmi a tutti i miei colleghi nel ringraziarvi per questo evento e per la possibilità che date all'Africa, ma forse non solo all'Africa, ma a tutto il mondo. The population is increasing. Maybe in Europe you have been able to, you know, check your population, but in Africa we have not been able to do that. And the resources are not there forever. La popolazione sta aumentando, in Europa probabilmente riuscirete a vedere quanto, a fare il conto, ma in Africa non riusciamo a farlo e le risorse stanno scarseggiano. What we have seen here is that nothing is waste, everything is useful from this technology. Vediamo qui che nulla è uno scarto, con questa tecnologia tutto è utile. A good thing that you say is more or less free, but one of my colleagues passed the paper to me. Does it include even the transportation to our countries? If that is the case, then that would be very, very wonderful, because we have enough raw materials that are just wasting. I'm just wasting. Se questo progetto comprende anche il trasporto verso la nostra nazione, allora questa è una cosa molto utile. I would be happy to see all those things that are thrown and get rotten converted into food and converted into energy, and bring about employment to people who are unemployed. Perché abbiamo molte biomasse in Africa e tutto quello che va male può essere utilizzato e dare lavoro alle persone che vivono in Africa.
Thank you very, very much. Grazie tante. Questo è a nostra cura, perché noi portiamo l'impianto indirettamente nei paesi, quindi lo shipping viene fatto da noi, diretto. E volevo aggiungermi a quello che ha detto Daniele, semplicemente per ringraziarvi di cuore per questi interventi, perché sono fondamentali per procedere, perché il progetto verrà sviluppato insieme con la vostra collaborazione, quindi una volta che c'è questa, noi possiamo andare avanti. Grazie di nuovo. E prima di chiudere questa sessione, cedo la parola all'ideatore di questo progetto, è Danilo Speranza. Vi ringrazio tutti quanti per la presenza. Anche la stampa che non vede l'ora di fare delle domande, perché di sicuro si è documentata diciamo nel mio paese, in Italia, ed è la prima volta che mi espongo a ogni tipo di attacchi per il semplice fatto che ne ho avuti talmente tanti in Italia, perché questo progetto ha un valore eccessivo e di conseguenza questo valore stimola molti appetiti. Innanzitutto porgo i miei saluti al paese che ci ospita e ai suoi abitanti, e ringrazio per l'accoglienza che uno Stato così libero e democratico può donare. Per me è veramente un piacere essere qui, anche perché qui parte, vedrete il macchinario, è di ultima generazione, è un vero e proprio mostro rispetto agli impianti precedenti. Questo progetto di cooperazione internazionale è nato più di 15 anni fa. Io sono stato docente di elettromeccanica in una scuola italiana, sono anche stato per un po' di tempo giornalista, poi chiaramente per le vicissitudini ho comunque sempre pagato quanto dovevo, e pertanto fra poco, questo anno ad agosto, vado in pensione. Questo progetto di cooperazione è nato più di 15 anni fa, con la sperimentazione che ha portato ad una tecnologia molto avanzata con più brevetti, e adesso è pronta per essere industrializzata. Dopo aver compreso l'importanza della tecnologia per non scatenare eccessivi pruriti o appetiti di poteri diversi, ho dovuto effettuare per 15 anni, essendo poi un brevetto, ho dovuto effettuare depistaggio, perché il valore era eccessivo. E questo mi ha obbligato per 15 anni ad un serio, vero e proprio depistaggio. Di certo per lungo tempo non ho avuto espressioni nobili, ma il mio comportamento è stato da becero, falso e discutibile. Lo dico io stesso. Perché per 15 anni ho dovuto tutelare un brevetto che avrebbe, sconvolto equilibri e poteri che decisamente sono molto interessati. Avete visto l'interesse, per esempio, dell'Associazione Petrolifera Italiana, dell'Enea e di tanti enti. Abbiamo le certificazioni di tutti i ministeri per procedere, e questo fa capire, e voi vedrete e noterete, fa capire che andare in giro con una cornucopia che produce oro di ogni tipo, che è il cibo, il vero oro del mondo, è decisamente un qualche cosa di molto pericoloso, e me ne sono accorto. Sono stato violentemente attaccato, me ne hanno dette e fatte di tutti i colori, sono andato a finire in carcere per questa storia,
Perché dicevano che la tecnologia non c'era, non funzionava, era un truffatore, avevo violentato delle minori, me ne hanno dette di tutti i colori, non vi permetto certamente a voi giornalisti di inventare niente. Se siete venuti qui per fare delle domande senza le risposte precostituite, io sono a vostra disposizione, ci sono anche i miei legali qua, non c'è nessun problema. Purtroppo alcuni individui, dopo circa 10 anni del nostro finanziario, si sono accorti del valore incredibile della tecnologia. Ma il danno fatto a noi, o a me personalmente, seppure benché enorme, è poca cosa rispetto al danno che i popoli africani hanno subito, pagando con vite umane, perché se la tecnologia fosse arrivata 5 anni fa, però... il giorno prima del trasferimento del potere completo ai soci di Scienza per Amore sono partite denunce verso di me di tutti i tipi. E quindi chi ha pagato realmente sono 5 anni di ritardo della tecnologia per il popolo africano. E la tecnologia è stata progettata e preparata in modo tale da seguire un progetto che conosceremo. Comunque studieremo insieme, spero, con l'Africa, l'effetto di questo genocidio. Siamo stati impediti in ogni modo, a causa del grande valore che di questa tecnologia ne parlano giornalisti prestigiosi, il Sole 24 Ore, Panorama, specialistiche come Specchio Economico, Tecnica Monitoria. E se ne parlerà ancora a lungo, anche perché vedrete un macchinario migliorato tecnologicamente e approntato apposta per questa grande massa di lavoro. L'altro macchinario, quello sequestrato, il precedente, purtroppo ha fatto un percorso con la magistratura e con la giustizia. Io non credo che debba dire niente. Lo dirà la storia e noi consegneremo alla storia, tutti insieme, consegneremo i nomi degli oppositori perché si meritano essere nella storia, così come abbiamo meritato noi di esserlo. Chiaramente la grave azione di contrapposizione al nostro progetto non lo fermerà assolutamente, anche perché abbiamo... da tempo viviamo come società in questo paese, non ci siamo nascosti, abbiamo solamente continuato ad operare. Il macchinario è gigantesco, lo vedrete, l'abbiamo messo appositamente in un paese libero perché sarà il centro della commercializzazione in tutta l'Europa. Oh, la presunzione di innocenza che dovrebbe valere per qualsiasi essere sulla terra mi ha spinto e mi spinge a non difendermi, anche se ho trovato presunzioni di colpevolezza spesso, ma credo che ogni essere abbia il diritto di avere la presunzione di innocenza. E voler portare avanti quindi il progetto di cooperazione internazionale contro la fame, non solo, mi dà una forza che non ha confini e quindi... non ci sono confini nemmeno come italiano a questo progetto. E quindi attendo con serenità la fine di questa persecuzione che svanirà quando la verità verrà conosciuta dal mondo intero. La macchina è qui, verrà provata da tutti gli imprenditori svizzeri, verrà provata da tutti gli africani, ognuno di loro porterà la biomassa da provare, quello entrerà e sarà scientificamente testato, quello che esce sarà scientificamente testato, ognuno farà le sue prove e vediamo che cosa ne esce fuori. Chiaramente non ho nessun desiderio di vendetta, ci mancherebbe, però la storia normalmente e vuole i personaggi di tutto quello che accade e quindi il danno incalcolabile che ha subito il mondo che soffre la fame sarà poi lo stesso mondo che soffre
la fame a voler conoscere i nomi di chi ha fatto un ritardo di 5 anni, con un calcolo che non possiamo né approssimare né dire in maniera non calcolata, perché ogni essere umano ha un valore inestimabile, molto di più di quanto abbiamo perso noi come centro di ricerca, come azienda e quindi come discorso umanitario. Dei filantropi perseguitati come una setta. E questo, mi dispiace dirlo, di sicuro non sarebbe accaduto in Svizzera, può accadere solo in Italia. Io ho finito. Scusate, una precisazione che credo rimanga registrata, tutto è registrato e trasmesso anche via TV. Mi hanno detto anche che non sono un giornalista e non sono stato un professore. Io ho insegnato 10 anni, c'è qui il documento, chi vuole se lo prende, in una scuola, e quindi sono stato docente di elettromeccanica. Quindi perdonatemi se due cosine di meccanica, elettromeccanica, vedrete l'apparato, le conosco e le so. E poi giornalista, e di questo poi chiederò spiegazione agli avvocati, no? E sono stato bloccato anche come giornalista senza essere stato ancora condannato. In Italia ci sono 3 gradi di giudizio, dove fino al 3° grado è la presunzione di innocenza che dovrebbe esserci e non la presunzione di colpevolezza come molti vogliono organizzare. Comunque non ho mai e non mi sono mai mosso, è la prima volta, e sappiate che continuerò a muovermi fino, chiaramente, come alcuni mi hanno detto e consigliato quando ho iniziato il dipistaggio, mi hanno anche detto quanto costa una pallottola, io non ho paura di niente. Mi sono fatto 1 anno e mezzo di carcere e non ho paura di niente. Questo tanto per rincuorare tutti quelli che ci seguono. Grazie. Volevo ringraziare ancora una volta le rappresentanze diplomatiche dei paesi africani, di tutti, e ci tengo a ripetere la loro presenza perché oggi è stato un momento fondamentale e l'inizio di una collaborazione fattiva. Quindi ringrazio di nuovo la Somalia, il Burkina Faso, il Burundi, il Benin, la Costa d'Avorio, la Nigeria, l'Uganda, il Ghana, la Liberia e la Tanzania. Grazie di nuovo per essere qui.